Secondo incontro con gli studenti per il progetto promosso dalla Prefettura di Brindisi, Legalità in Formazione, che ha visto riuniti gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Brindisi e del Liceo Ribezzo di Francavilla Fontana, sul tema la corruzione civica, il bullismo e la sicurezza sul posto di lavoro. Ad aprire il dibattito, la presentazione degli approfondimenti critici realizzati proprio dagli studenti, che ha offerto importanti spunti alle massime autorità del territorio e degli esperti presenti al confronto. Il cyberbullismo è uno degli argomenti che tratteremo e ci sarà un vicecommissario che è un esperto e che saprà rendere anche al massimo, anche vivace e particolarmente richiamare l'attenzione dei giovani su questo aspetto importante che debbono assolutamente conoscere. Perché bisogna parlarne, comprendere, bisogna parlarne con persone esperte. È chiaro che il bullismo è un fenomeno diffuso, surrettizio, subdolo, difficile a volte da intercettare, più che altro è molto difficile che qualcuno ammetta di essere bullizzato. Quindi bisogna fare un grande lavoro di emersione, indurre i giovani che subiscono atti di bullismo e spesso anche di cyberbullismo, che è sempre più diffuso, a reagire. Siamo alla seconda tappa all'alberghiero, oggi il tema è il bullismo. Quale migliore persona autorevole del nostro territorio dove far parlare i referenti, ma soprattutto una persona che è molto importante ed è il faro della legalità per il territorio del Salento, il dottor Antonio Di Donno. Noi come istituzioni scolastiche siamo impegnati attivamente nell'educazione alla legalità. Possiamo dire che siamo degli avamposti di legalità e di formazione. Poi, in particolare, le tematiche individuate scaturiscono da esigenze concrete delle singole scuole.